LastPass è un gestore di password gestito e mantenuto dall'omonima azienda. Con più di 33 milioni di utenti in tutto il mondo, forse possiamo dire che è il più famoso nel suo settore. Come avete già letto dal titolo, LastPass è stata soggetta a un attacco informatico parecchio pesante, ma non l'altro ieri, ad agosto, nella fattispecie il 25 agosto. E quindi perché me ne parlo adesso, dopo quanto sono 4 mesi passati? Poco dopo l'attacco hacker, l'azienda rilasciò ovviamente una dichiarazione in cui veniva detto che gli hacker si erano impossessati dell'ambiente di sviluppo e parte del codice sorgente del programma. Però non c'era nulla di cui preoccuparsi, i dati degli utenti erano salvi. E perché ve ne parlo adesso, dopo tutti questi mesi? Il problema è perché non si tratta solo di quello. Lo scorso novembre, infatti, sono usciti altri aggiornamenti. E giusto il 22 di dicembre sono usciti altri aggiornamenti, quindi la notizia in realtà è fresca. L'azienda praticamente dichiara che non solo il parte del loro codice sorgente è andato, diciamo, trafugato, ma anche i dati di alcuni utenti. LastPass dice: non vi preoccupate perché i vostri vault, ovvero questa sorta di cassaforte digitale, di cavò digitale che contengono le vostre password criptate, sono al sicuro. E nella fattispecie, quali sono i dati personali che sono stati sfruttati dagli utenti? Andiamo dal classico nome e cognome ai dati di fatturazione, le ultime cifre della carta di credito, email, indirizzo IP, un bel po' di informazioni personali. E noi sappiamo come queste informazioni personali vengono mercanteggiate nel dark web. Ma è tutto qua? No, perché anche queste cassaforti digitali che contengono le password degli utenti sono state trafugate. E quindi, quali sono i rischi per gli utenti? Se siete degli utenti LastPass e fate parte di quel gruppo di 33 milioni di utenti, vi consiglio di continuare a guardare questo video. Ma ve lo dico dopo la sigla. You can They did that. Free software. Benvenuti e benvenuti tra i pinguini in questo nuovo video di FK Breaking News. Io sono Valerio e nonostante i miei disagi sono qua a portarvi un nuovo video in cui vi parlo di LastPass. Ma prima di cominciare vi voglio ricordare come al solito di iscrivervi al canale e di cliccare la campanellina per supportarmi, perché penso che me lo sono meritato. Nonostante casa allagata vi porto sempre dei video con il sorriso. E quindi non perdiamoci in chiacchiere. Sì, qui c'è Instagram. Ripeto, non perdiamoci in chiacchiere e proseguiamo. Allora, come funziona LastPass? Per chi ce l'ha sarà ovvio, ma magari non tutti ce l'hanno. Però, se avete un gestore di password come ce l'ho io, che tra l'altro ce l'ho da pochissimo tempo, le vostre password vengono decriptate nel momento in cui viene inserita la master password. Di fatto, neanche le aziende riescono di fatto a leggere le vostre password, perché loro non sono a conoscenza della vostra master password. Quindi, se la vostra master password è bella, lunga e robusta, come quella che ho io, un attacco brute force, ovvero a forza bruta, ovvero che gli hacker le provano tutte le combinazioni possibili finché riescono a trovarla, passeranno circa tipo milioni di anni. In quel momento noi saremo tutti morti e stramorti, che c***o se ci rubano le password. Tuttavia, magari qualche utente può avere una master password un po' più deboluccia, o anche se ce l'ha molto lunga, magari ha dei caratteri che possono essere riconducibili ai dati trafugati. Faccio un esempio: magari qualcuno mette il nome della città natale e la data di nascita. Se ci sono dei dati che possono essere riconducibili dalle altre informazioni che sono state trafugate, siete nella merda. Però dall'altro canto, LastPass dice: state tranquilli, le vostre password sono al sicuro. C'è però qualcuno che fa notare dicendo: ma quanto ci possiamo fidare di un'azienda che è nel mercato della cybersicurezza e viene violata in questa maniera, in maniera tra l'altro piuttosto pesante? Ma com'è andata la violazione? A quanto pare nell'azienda c'era un account vulnerabile e gli hacker lo hanno sfruttato e hanno trafugato codice sorgente, l'ambiente di sviluppo e i dati di alcuni utenti. Quanti utenti? Non lo so. Se ci sarà un aggiornamento ve lo farò sapere, ma ad oggi non lo so. Allora, se in ascolto c'è un utente di LastPass o di qualunque altro password manager che in futuro possa venire violato in questa maniera, cosa bisogna fare? Cambiare la master password è sufficiente? No. È sempre una cosa buona cambiare la master password, perché non si sa mai.
Tuttavia, dal mio punto di vista, bisogna anche cambiare le password di tutti i servizi messi in lista nella vostra cassaforte digitale, dando priorità ai servizi quelli più sensibili, banca, account e-commerce tipo Amazon, eBay, roba in cui veramente ci stanno i vostri dindini. Lo so che è una rottura di scatole, però dal mio punto di vista, se il mio password manager, che io uso per esempio NordPass, come avete visto nel video che è uscito venerdì scorso, non l'ho detto a voce, però si vede nello schermo che uso NordPass, se l'azienda Nord venisse violata in questa maniera e le mie password, seppur criptate, sono in mano dei cybercriminali, io cambierei tutto, cioè tutto, molto probabilmente anche il password manager. Però ovviamente io non sono qua a fare turismo psicologico, non sono qua a dirvi quello che dovete fare, io sto dicendo quello che avrei fatto io. E quindi, pinguini, per oggi abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver visto questo video fino a questo punto e vi rimando gli altri video che porto su questo canale. E prima di concludere, se vi è piaciuto questo video, di lasciare un like, e se avete commenti su questa brutta storia, lasciatemi. Vi ringrazio ancora una volta e ci vediamo alla prossima. Buon Natale! Ciao Kilo!